La vittoria della Giorgio Tesi Group a Mantova dopo il ciclone della squalifica di Jazz Johnson e le assenze di Weedle e Divaz testimoniano una volta in più la compattezza e la solidità del gruppo creato ad arte da Nicola Brienza. Nelle difficoltà i biancorossi sanno compattarsi e ogni giocatore trae energie dal proprio compagno, mantenendo nervi saldi e concentrazione nei momenti più difficili. Anche a Mantova, dopo essere stati a lungo in vantaggio, quando la squadra di casa ha trovato la parità a fine terzo quarto, i biancorossi, invece di abbattersi, hanno alzato un vero e proprio muro difensivo, approfittando anche del calo di energie degli Stinks, concedendo agli avversari solamente 4 punti in 10 minuti. Una partita con una squadra che è veramente squadra, forse forse la più squadra di questo campionato, perché ha un nucleo consolidato di giocatori che si trovano a occhi chiusi. Onestamente non era il miglior avversario possibile, però questo ci è toccato e prendiamo quello che di buono c'è stato, poco magari per 30 minuti, però c'è stato qualcosa di buono. Il nuovo americano Gage Davis è parso timido ad inizio partita, come è normale che sia, ma nel primo tempo ha pian piano preso fiducia e realizzato 11 dei 13 punti complessivi, chiudendo con 26 giocati, 4 su 7 dal campo, 3 su 4 ai liberi, 3 rimbalzi e 12 di valutazione. Senza il framboliere Johnson è tornato a segnare Saccaggi, autore di 16 punti in 30 minuti, con 3 su 4 da 3 punti. Ma ottime riprove di Risma, Utomi, Della Rosa e del giovanissimo Alinei, che è stato in campo 14 minuti con due triple segnate su tre tentativi. Con questa vittoria si vola al secondo posto al pari di Cantù, all'inseguimento della capolista Udine. Siamo stati bravi nel momento cruciale quando Mantova ha fatto l'ultimo sforzo per provare a riaprirla con degli stop e con dei canestroni a dare l'ultimo sprint. Per cui sono molto molto contento dei ragazzi e niente, adesso riprendiamo a lavorare sperando di recuperare di avere un po' di tempo per inserire il nuovo americano. Tommy a un certo punto è importante distanza importante che, ecco, secondo me è stato un pochino anche nell'umore e nel morale di Mantova, gli ha un pochino, ecco, penso, spezzato un po' il ritmo, spezzato un po' le gambe che erano in rimonta. E diciamo che nel momento in cui abbiamo controllato meglio i rimbalzi e siamo stati un po' più solidi su quel pick and roll centrale, siamo riusciti, ecco, a creare il gap per vincere la partita.